prima del gol siglato da Bernisi, bellissimo gol in mezza rovesciata, e poi dopo il 20° minuto la partita si è sviluppata su ritmi blandi, però il Terracina ha continuato ad attaccare, e con un tiro da fuori di Genchi e con un sinistro di Oggiano ha sfiorato il gol del 2-0, mentre i sardi sono limitati appunto a qualche tentativo velleitario dalla distanza, come al 43°, quando Usai con il sinistro non ha trovato la porta di Porcaro. Dunque, primo tempo terminato 1-0, le squadre sono nell'intervallo, qui c'è molta attenzione anche al risultato di Cenzano, Francizia e Luca Roma, e ricordiamo che Terracina sta giocando questa testa a testa avvincente con la formazione di mister Cucciari, e credono che possano farcela, ecco, almeno a giocarsela fino al termine della stagione. Dunque, siamo nell'intervallo, Terracina che vince per 1-0 grazie al gol di Bernisi dato al 20° e non hai domande, ti restituisco la linea. Grazie Luciano, ti ridisturberemo durante il secondo tempo. Grazie, buon lavoro. Bene. Allora, ringraziamo Luciano Savarese, e noi avevamo sentito Candelori da Genzano, appunto ci diceva che la Lupa cerca, attacca, però sì, la palla dentro non va, e in questo abbiamo momento ancora un altro tempo. Beh, sì, certo, però insomma, e adesso sai, la pressione si fa, sì, Giacomo, la pressione c'è per i giocatori della Lupa, sì, sì, comincia a essere anche abbastanza grande, il Terracina è davanti di un punto e staremo a vedere. Allora, tornando invece alla classifica, se metti la classifica, visto Vierpe del girone G, visti i risultati, no, allora adesso la mettiamo, eccola qui, perché noi nostra forza tecnica che ci abbiamo anche la classifica aggiornata al momento live, questa è la cosa importante, cioè non è che carta e penna scrivi più 3 più 1 quello è rimasto un variato, no, ecco, adesso il signor Santiago fantastico. Allora al momento avremo un Terracina primo a 65 punti, sì, e una Lupa dietro a 64, è certo, con San Cesario comunque a 60 punti. Sì, che San Cesario che vabbè, però ormai insomma è un po' lontana dalla vetta, no? Sì, che difficile, dici? Difficile, perché proprio sempre servirebbero 6 punti, quindi 2 vittorie di fila, insomma, con due poi pareggia a casa col Budoni 0-0. Poi proveremo anche a sentire da San Cesario, insomma, come vanno le cose. E allora, che succede poi invece giù? In fondo, sì, pareggiando adesso con il Maccarese, sì, si è portato in teoria a 29 punti, quindi a 3 punti dalla zona play-out. Perfetto. E il Selargius perde contro il Palestrina, esatto, quindi è fermo al momento, esatto, 32 punti, e questo magari è una speranza in più per l'Arzachena, la dà verso il finale stagione. Ricordiamo sempre che poi mancheranno soltanto 2 partite. Esatto, ovviamente il Fondi non ha problemi, vince contro un Porto Torres ormai già che ha abbandonato ogni tipo di speranza, e il Fondi insomma sta vincendo, ricordiamo, 2-0 con una doppietta di Barone nell'arco di un paio di minuti, quindi possiamo dire che in questo momento nel girone C, in questa giornata, è il marcatore, il PCC è sicuramente Barone, con questa doppietta siglata proprio tra il 28° e il 31° della prima parte, appunto, che porta il Fondi in vantaggio 2-0 a casa del Porto Torres. Invece, se andiamo nel girone E, che succede per le due laziali? Nel girone E, vediamolo, tanto che stanno ricominciando i primi tempi. Ecco, l'Ostia Mare vince. Ah, ecco, ha segnato in zona. Ah, molto bene. Sì, ecco, questo non è che c'era sfuggito, ma perché in pieno recupero segna il, vediamo un po' chi ha segnato.
ha segnato Trippa, Trippa, sì, Trippa, avevamo Trippa, aggiornato. sì, l'Ostia Mare 1-0, gol di Trippa. Comunque l'Ostia Mare 10 punti dalla zona playoff, quindi Sì, 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 stagione sì, comunque sì, sì, finita. molto, 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 molto finita, molto finita. Beh, va bene, allora, adesso andiamo un attimo, ritorniamo un attimo e we'll be right back.
Allora torniamo in studio, ci ricolleghiamo con il comunale di Genzano dove c'è per noi Gabriele Candeloli. Gabriele, come stiamo? Sempre 0-0? Molto aggressiva la Lupa Roma in questo avvio della seconda frazione di gioco. Logicamente ha bisogno di punti importanti per la corsa al titolo. Ha conquistato in questo momento un calcio d'angolo sulla destra. Sul pallone c'è Perrulli che poco fa è stato pericolosissimo con una conclusione, anzi con un cross su cui Neri ha sfiorato il palo di testa. Questo al terzo minuto di gioco, adesso c'è questo calcio d'angolo con Perrulli che va sul pallone, salgono tutti i saltatori della Lupa Roma, tutti nella propria area dopo della di rigore, i giocatori del Cinzia. Arriva Perrulli dalla bandierina, la traversione interna della rigore, il pallone che resta lì e poi carta l'allontana, anche proteste da parte dei giocatori della Lupa Roma per un tocco di mano di carta, ma il direttore di gara lascia proseguire. Proteste però dei giocatori, si partirà però con una rimessa laterale in favore dei giocatori della Lupa Roma con Pasqualoni che batte per Capodoglio, ancora Pasqualoni, il cross all'interno della rigore, la lontana Quadrini, poi Gianciardi non definitivamente, ancora Pasqualoni, ma Cizzari con questa palla, quindi però a partire Bertoldi in campo aperto, attenzione Bertoldi di esperienza, però lo ferma campo basso con un ottimo intervento sfruttando anche il fisico. Non ci sono sostituzioni in questa ripresa, con Cinzia che però sta facendo scaldare Gianluca Di Bartolomeo, attaccante molto rapido che potrebbe mettere in difficoltà in ripartenza la retroguardia della Lupa Roma. Cinzia che ha diverse assenze perché non ce l'hanno fatta entrambi gli esperti difensori della formazione di casa, ovvero Bailon e Leccese, che sembravano potercela fare almeno ieri, invece non ce l'hanno fatta. Adesso ancora Lupa Roma che attacca con Perrulli, tre quarti offensiva, poi larga il pallone per Capodaglio. Capodaglio ancora per Perrulli, Perrulli da fuori può provare la conclusione, ma il pallone non inquadra lo specchio e si ripartirà quindi con una rimessa dal fondo quando siamo praticamente al settimo minuto della seconda frazione di gioco. Il risultato è Cinzia 0, Lupa Roma 0, ma grande avvio da parte della formazione di Cucciari in questa seconda frazione. Va bene, grazie Gabriele, ci ricollegheremo con te, andiamo soprattutto ovviamente sul comunale di Genzano e su Terracina dove il risultato vede sempre attaccato, vede sempre i locali in vantaggio per una rete a zero. Va bene così il microfono? Sì, perfetto, perfetto. Stiamo Marco lavorando in condizioni abbastanza per quello che possiamo, anche per come abbiamo organizzato. Io sono arrivato in ritardo e me ne scuso, ma dobbiamo ringraziare il presidente Tavecchio per questo turno infelice di giovedì. Di solito si giocava alla vigilia di Pasqua anche nel campionato nazionale dilettanti in Serie D. Quest'anno questa grande innovazione, insomma, che ha creato un po' di problemi. Comunque continuiamo a dare un po' di informazioni. Io leggerei i risultati che abbiamo parziali aggiornati intorno alla fine del primo tempo. Iniziamo dal girone E dove appunto abbiamo Ostia Mare e Flaminia Civita Castellana. Importante il punto del Flaminia in quel di Pistoia contro la capolista, il solito Polidori al 19° andava a pareggiare, gol del vantaggio della pistoiese avvenuto 4 minuti prima, al 15° su autorete di Simmi. L'Ostia Mare è sempre in vantaggio almeno per il momento per una rete a zero contro il Jolly Montemurlo e quindi grazie a un gol di Trippa, quindi un risultato utile e importante che favorisce, dà una mano anche alla Flaminia Civita Castellana che con questo punto mi pare raggiungerebbe proprio il Jolly Montemurlo. Passiamo all'ampia pagina che riguarda il girone. Siamo in linea con Terracina, Marco. E allora abbiamo Luciano Savarese per Terracina, latte dolce. Ci siamo lasciati, Luciano, sull'1-0 per i padroni di casa, a te la linea. Sì, qui siamo al 54°, sempre 1-0 per il Terracina. Siamo a questa azione intanto per il latte dolce con il lancio lungo in direzione di Usauro, tra a fare la sponda per Falchi, il sinistro sul fondo di Corco. Sono state delle occasioni in questo inizio di ripresa, la prima con Marzullo che si è liberato al limite dell'area, ha calciato fuori con il sinistro. Prima c'era stato un corner di Masana, un colpo di testa alto di Ruggi che era stato incredibilmente lasciato solo dalla retroguardia della cinese. Inizio di ripresa frizzante con entrambe le squadre che stanno provando a segnare. Ecco, la Cina sfrutta gli spazi, sta cercando di sfruttare gli spazi per chiudere la partita, mentre Latte Dolce si sta alzando il proprio baricentro alla ricerca del gol del pari. Cadena
le proteste della tribuna, non rilevato dal direttore di gara Meraviglia Francesco. Qui il direttore di gara fischia fallo per un fallo su Rucci, c'è un calcio di punizione dalla tre quarti campo, spostati sotto la tribuna verso la